pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Baku e Hooligans, questi ultimi che si stanno aggiudicando i primi 25 minuti di gara per 6-1. Ma andiamo dall'autore del gol. Andiamo dall'autore del gol, dell'Eurogol del Baku. Allora, attore la battuta del calcio inizio. Primi 25 minuti di gioco negativi per voi, siete sotto di 5 gol. Come mai a tuo avviso? Avete tenuto i primi 10 minuti di gioco e poi? Poi le solite cose, un po' di sfortuna, un po' di concentrazione. Abbiamo subito questi gol che certamente non ci rendono il secondo tempo facile. Ora dobbiamo trovare il nostro assetto giusto e giocare come sappiamo, che comunque veniamo da una vittoria che abbiamo dimostrato che comunque riusciamo a fare qualcosa. Dobbiamo salire un po' e attaccare l'avversario senza timore. Quindi nel secondo tempo giocherete un po' più all'attacco, diciamo. Sì, sì, non avete più nulla da perdere. Peggio, perché questa vittoria ci serve. Vi servono i tre punti. Quanto meno un pareggio per non sprofondare. Tutta una cosa, ma quel gol come hai fatto? Di reazione. Ho fatto degli errori, ho lasciato passare troppo facilmente gli avversari, allora ho detto basta, la rabbia. Perfetto, in bocca al lupo. Andiamo invece un flash da ragazzi degli Hooligan. Capitano, dopo questi 25 minuti di gioco, 5 gol a 0, vero? 6-1, partita molto buona. Cosa non dovete sbagliare nel secondo tempo? Non dobbiamo parlare, non dobbiamo prendere gol. Abbiamo vinto la partita, vediamo. Cioè, se non prendiamo gol, non perfetto, in bocca al lupo. Sì, partita tra Baku e Hooligans, partita finita 12-3 per gli Hooligans. Ricordiamo la quinta giornata, Soccer Cup, girone B. Sono qui il migliore in campo, Pellegrino per gli Hooligans e il migliore dei suoi Alfano. Alfano, per te sono arrivati 2 gol, brutta partita per il Baku, come mai? Beh, abbiamo aggiunto una sostituzione cercando di avere un po' più fiato per la squadra, ma non è stata gestita bene la cosa e quindi ha portato solamente più scompiglio alla difesa che già aveva già di suo dei problemi. Poi comunque ci siamo affrontati con una squadra veloce, d'altronde tutte le squadre di questo girone abbiamo incontrato la loro caratteristica e la velocità e ci hanno dato il massimo della difficoltà lì dietro. Secondo te i Baku per risollevarsi cosa devono fare assolutamente? No, assolutamente trovare l'assetto giusto in campo, il modo giusto di riuscire a partire in contropiede, a gestire meglio l'identità difesa, perché non è possibile prendere tutti questi gol in una partita. Va bene, vuoi salutare qualcuno a casa? No, vabbè, tutti i miei familiari e per tutti coloro che ti fanno per noi. Va bene, bocca al lupo, buon proseguimento del torneo. Andiamo da migliore in campo, Pellegrino, perché è la prima partita, un debutto con il botto. Sì, è stata una bella partita, bella prestazione. La squadra avversaria, diciamo la verità, non ci ha dato neanche tanto filo da torcere, ma abbiamo fatto girare bene la palla, ci siamo divertiti. L'importante è che abbiamo corso e ci siamo divertiti. Questi Hooligans che venivano da brutti risultati, ora si risollevano con un grandissimo risultato. Sì. Secondo te dove possono arrivare? No, possono arrivare lontano, l'importante è crederci e giocare di collettivo, perché se giochiamo singolarmente non arriviamo da nessuna parte. Giusto. Vogliamo dedicare a qualcuno questa vittoria importantissima? No, la dedico alla mia fidanzata, che è anche in dolce attesa, quindi. Auguri allora. Bocca al lupo. Ciao ragazzi.